Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti al 166esimo mercoledì del Centro Nexa. L'ospite di questa sera, che ringraziamo, è Guglielmo Tamburini, professore ordinario dell'Università di Napoli Federico II. Il titolo del mercoledì Nexa è Etica del Digitale ed Euristiche Mentali. La presentazione è leggermente, il titolo è leggermente rifrasato, Euristiche cognitive ed etica dell'intelligenza artificiale. Guglielmo Tamburini è stato tra i primi ad occuparsi delle questioni etiche nel campo digitale, è stato il coordinatore del primo progetto europeo sull'etica della robotica nel 2005 e vincitore del premio internazionale Giulio Preti nel 2014 per il suo lavoro sia insegnamento sia della ricerca sull'etica della robotica e dell'intelligenza artificiale. Si è occupato anche a lungo di tecnologie e guerra, tema purtroppo molto, molto attuale. Quindi siamo molto onorati di avere nuovamente Nexa Guglielmo. Come prassi dei nostri incontri, faremo un breve giro di presentazione dei presenti, almeno qui fisicamente, così da in modo che chi presenta sa almeno chi ha davanti. Allora, inizio io sono Antonio Vetro, sono ricercatore del Centro Nexa, sono ingegnere informatico, mi occupo di design responsabile dei sistemi software. E sono Maurizio Borghi, sono il co-direttore del Centro Nexa, sono un giurista del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, mi occupo di proprietà intellettuale e di diritto di Internet. Io sono Giuseppe Rocca, laureato in comunicazione, cultura e media e leggermente di tre, sono tematiche legate al digitale, all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, quindi seguo un interesse di incontro. Buongiorno, io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza in Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica. Io sono Marco Londin, sono dottorando qua al Dipartimento di Ingegneria Informatica e mi occupo di intelligenza artificiale dal punto di vista della qualità dei dati. Io sono Giacomo Conti, in privacy, mi hai chiesto se è un Ah, po' certo. anche. Quindi Giacomo Conti, project manager presso il Centro Nexa, giurista di estrazione. Sono Antonio Fontana, sono un professore associato all'Università di Torino, insegno semiotica delle culture digitali e qui al Centro Nexa invece sono un fellow, senior research fellow e per qualche anno sono stato anche il direttore esecutivo del centro. Sono Roberto Patriani, insegno Computer Ethics alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino e conosco con Guglielmo le terre di Ethics, primo progetto, quindi non potevo mancare. Benvenute e benvenuti di nuovo, anche chi è online per partecipare, facciamo il giro di presentazione con chi ci sta seguendo online. Prego, Guglielmo. Allora, innanzitutto grazie moltissimo per questa occasione di confronto. Mi impressiona che sia il 166esimo incontro di Nexa, vuol dire che c'è tanto lavoro, tanta competenza. Ed è una cosa importantissima, quindi anche per me essere qua e parlare con voi. Allora, quando ho ricevuto questo graditissimo invito con la telefonata dell'altro con il direttore, diceva, beh, vieni, parla un po' dei tuoi libri, delle ultime cose, cioè perché hai scritto un libro sull'etica delle macchine, direi morali per l'intelligenza artificiale e robotica, e poi ho curato una specie di un lavoro più a carattere manualistico. Beh, in realtà sì, mi fa pure piacere, però quello a cui ho pensato è qualcosa di un po' diverso. Cioè, effettivamente me ne sono occupato abbastanza, ma ultimamente una preoccupazione che mi è venuta molto è quella dell'efficacia di questi scritti, perché naturalmente uno ha bisogno di lavorare sull'etica dell'intelligenza artificiale. Però deve anche vedere la possibilità di un'attuazione,
di analisi, linee di condotta e altre cose che vengono un po' diciamo elaborate in questo filone di ricerca. E questo problema dell'attuazione efficace mi ha portato a considerare i vari impedimenti che ci possono essere in questo ambito. No, ce ne sono tanti. Alcuni sono stati molto studiati, devo dire, cioè c'è un contributo, poi ne parleremo un pochino più avanti, altri, a mio parere, lo sono un po' meno, no? Altri aspetti. Uno è quello che ha a che vedere con le euristiche cognitive, che ovviamente sono molto studiate oggi, no? Vengono, diciamo, gli studi teorici e poi degli aspetti più prescrittivi vengono esplorati all'interno, per esempio, dell'economia comportamentale, della psicologia cognitiva, della psicologia sociale e dell'etica degli A, secondo me, poco ancora. Quindi, secondo me, valeva la pena, con un tema un po' più nuovo, di rifletterci un po' su e quindi confrontarmi anche con voi. Io credo che il problema dell'attuazione efficace dell'etica dell'intelligenza artificiale, come dell'etica applicata in generale, ma noi qua stiamo appunto al centro Nexa e parliamo di digitale, in particolare intelligenza artificiale, è molto importante perché, come diceva Stefano Rodotà, di cui vedo qui il ritratto, ed è stato garante del centro, ed è stata una persona molto importante per noi, di cui sentiamo ancora la mancanza, in un bel suo libro che si chiamava La vita e le regole, dice: beh, dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo regolamentare quello che è giusto regolamentare, ma non dobbiamo esagerare, non dobbiamo esagerare perché viviamo, lui diceva, in una low saturated society e dobbiamo evitare di eccedere da questo punto di vista. Beh, l'etica dovrebbe aiutare da questo punto di vista, perché? Perché al massimo ambisce a formulare degli obblighi che potremmo dire imperfetti dal punto di vista del giurista, cioè degli obblighi che sono soltanto tali in quanto giustificati da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, come dei doveri, ma non corrispondono a delle regolamentazioni. Allora, in questo spazio che noi speriamo di non regolamentare, perché poi ci sono tutti questi campanelli d'allarme sulla sovra-regolamentazione, beh, sarebbe molto importante che linee di condotta giustificate eticamente avessero una loro efficacia, una loro applicazione. Allora, guarderò a questo problema della difficoltà di trovare un'attuazione efficace, diciamo, di quello che l'etica dell'intelligenza artificiale va via via sviluppando dal punto di vista delle euristiche cognitive. Ecco, allora qual è il problema sostanzialmente? Ecco, io in modo molto schematico, l'etica dell'intelligenza artificiale, ma un po' tutte, se volete, sostituendo le parole, un po' tutte le etiche applicate, la vedo fatta in tre passi o che croce. Analisi di quelle che possono essere le implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale, delle sue tecnologie, dei suoi sistemi. Poi c'è sulla base di questa analisi, in genere si cerca di disegnare, di sviluppare e giustificare delle cose che io chiamo politiche etiche. Perché le chiamo politiche etiche? Perché ovviamente non c'è univocità. Possiamo, a seconda del bilanciamento, dei pesi che diamo a vari principi etici, sviluppare politiche etiche piuttosto differenti. Quindi non c'è la politica etica. Bene, il terzo punto che spesso nel nostro mondo accademico viene sacrificato è quello dell'attuazione efficace. Noi abbandoniamo, diciamo, in qualche modo poi il problema dell'attuazione alla società. E in realtà, secondo me, questo è un atteggiamento un po' miope. Dovrebbe essere parte integrante del lavoro dell'etica dell'intelligenza artificiale e anche dell'etica del digitale trovare dei modi per stimolare l'attuazione efficace di queste cose. E allora vediamo un po' quali impedimenti ci sono. Il punto che vorrei affrontare qui è sulle euristiche cognitive. Le euristiche cognitive ostacolano il terzo punto in particolare, ma poi in realtà, come voi potete ben immaginare, ci sono anelli di feedback fra tutti all'interno di ciascuno di questi tre punti e fra questi tre punti, perché se non si attua bene uno può tornare al disegno, alla giustificazione, eccetera, può tornare su
e quindi in un loop, diciamo che agli ingegneri in particolare molto familiare, di produzione e poi revisione della, dell'artefatto di quello, o della, di quello che è stato tirato fuori. Allora, la risposta secondo me è sì. E allora quali implicazioni ci sono per questi vari passi, no? Ecco, la fonte del problema è la distinzione, diciamo, questo passaggio che è avvenuto nel corso di 30-40 anni da modelli di razionalità perfetta a modelli di razionalità limitata e anche di parziale irrazionalità delle scelte e dei, dei processi decisionali, no? E in particolare in relazione al fatto che quelli che vengono chiamati processi euristici spesso vengono, portano con sé delle distorsioni, degli errori sistematici che vengono chiamati generalmente bias. Allora, quindi, in qualche modo io non mi legherò a nessuna, in queste riflessioni, a nessuna delle scuole che hanno, che ce ne sono varie, ovviamente, che interpretano le euristiche in modi diversi, forse lo vedete perché do una cosa, definizioni, non definizioni, diciamo tratti caratteristici molto generali, cioè i processi euristici sono delle scorciatoie più rapide che ci e cognitivamente anche meno costose rispetto a che cosa? Dei processi decisionali più analitici, che sono più lenti e cognitivamente molto più impegnativi. Ci sono tanti motivi per cui, diciamo, si è arrivati a sviluppare questi modelli di razionalità, noi lasciamo completamente nello sfondo tutto ciò. Ecco, su questioni un po' più controverse, vedete, ho messo spesso automatici in quei processi euristici, quindi che sfuggono anche alla consapevolezza, ma non è detto. Spesso carichi emotivamente, e spesso sono soluzioni, le soluzioni proposte attraverso processi euristici all'interno, nel foro interno della persona, vengono assunte per default, a meno di informazioni al contrario. E allora in quel caso magari si attivano questi processi più analitici che sono spesso più consapevoli, riflessivi e distaccati emotivamente. D'accordo? Però non mi legherò assolutamente, completamente a questo tipo di distinzione. E né mi legherò, per esempio, a questa specie di reificazione che sappiamo che viene da Kahneman, il premio Nobel, cioè di cui parla addirittura di due sistemi ben distinti. Noi potremmo pensare invece che ci troviamo su una linea continua, quindi sul continuo di processi che sono più o meno euristici, più o meno analitici. Se vi ricordate, appunto, Kahneman ha individuato vari di questi bias, per esempio la fallacia della conclusione, il famoso fatto che si parla di questa ex studentessa molto impegnata politicamente e poi si chiede che è stata, se adesso che sta lavorando è più probabile che faccia l'impiegata di banca oppure che faccia l'impiegata di banca e sia femminista. Naturalmente, se rispettiamo le leggi del giudizio probabilistico, dobbiamo dire che la congiunzione delle due cose non può essere, può essere al massimo egualmente probabile dei due singoli congiunti. In realtà le persone ragionano per stereotipi e quindi spesso dicono che è più probabile che sia questo e quello. E così ce ne sono altre, ma noi non entriamo qui. Allora, per illustrare questa questione, prenderò un caso esemplare, ma ritengo che sia ampliabile a molti altri problemi dell'intelligenza artificiale. Prendo un caso esemplare che è caro al professor Patrignani, si credo, è la distinzione fra IA rossa e IA verde, cioè la sostenibilità dell'intelligenza artificiale da un punto di vista della crisi climatica e dell'impronta di carbonio. Allora, voi sapete tutti che diciamo, negli ultimi anni sono emerse una serie di valutazioni ancora occasionali, ancora aspettano delle metriche più sistematiche e meglio fatte, però vedete per esempio GPT-3 lassù, ecco, in termini di emissioni di gas serra valutate in CO2 equivalenti,
ecco lì che sono 502 tonnellate legate soltanto a che cosa? All'addestramento di questo modello. Allora, se voi pensate, guardate, ci sono altri sistemi di machine learning, quindi intelligenza artificiale di nuova generazione, qui in questa tabella, in questo grafico, ma se voi pensate che un'automobile durante tutto il suo ciclo di vita, compreso il consumo di carburante, è circa un decimo, va bene, da questo punto di vista, beh, interessante. E se poi guardate, per esempio, al trasporto aereo, che è proprio lì in fondo, no? Quante sono le emissioni associabili nella tratta continentale da New York a San Francisco a un passeggero, vedete che siamo a 500esimo. E naturalmente una cosa che a noi ha colpito molto, credo a tutti, è che siamo concentrati molto più nella discussione sul trasporto aereo piuttosto che sull'intelligenza artificiale, e in un certo senso c'è stata una reazione di sorpresa. Allora, un primo uso di queste euristiche cognitive è quello, in fondo, di cercare di spiegare il perché di questa, che mi è venuto in mente, di cercare di spiegare il perché di questa reazione di sorpresa. E allora, Kahneman, per esempio, ha battezzato questa euristica, che si chiama Visiati, What you see is all there is, e sostanzialmente che cosa facciamo? Per motivi che in molti casi portano di vantaggi dal punto di vista della risoluzione dei problemi, una rapidità e a soluzioni buone, ci focalizziamo su ciò che è chiaramente visibile, che in qualche modo, accidentalmente o meno, già sappiamo, che ci sembra vero. E invece trascuriamo delle informazioni che potrebbero essere rilevanti, ma difficili da acquisire, da comprendere, che non sono immediatamente disponibili, no? Allora, per questo, quindi qua che cosa c'è? C'è un bias, c'è una distorsione quando si adotta questo tipo di euristica. In un certo senso, poi abbiamo che la materialità dei processi di elaborazione dell'informazione è molto difficile da percepire. E noi non la lasciamo un po' nello sfondo, no? Quando interagiamo con l'elaborazione simbolica, con i simboli, con ciò che significano, non con il dispendio di energia che ci vuole per elaborare. E poi ci sono anche, sono state chiamate in causa, delle metafore come cloud computing, quindi la nuvola computazionale, no? Che in qualche modo ha proprio qualcosa di impalpabile. Ora, queste cose si trovano nella letteratura, forse non il collegamento preciso con l'euristica di Kahneman, ma a me pare che ci sono altre cose che possiamo chiamare in causa e sono più specifiche dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che nell'intelligenza artificiale una euristica che è stata programmaticamente dagli anni 60 in poi sviluppata e addirittura diventata uno strumento tecnico di sviluppo dei sistemi dell'intelligenza artificiale, quella è l'atteggiamento intenzionale. Tu, per prevedere, spiegare un sistema di comportamento di un sistema di intelligenza artificiale, ma anche per interagire con esso, che fai? Gli attribuisci convinzioni e desideri. Credenze, come si dice, la prima credenza è quella della nonna, però con i biscotti invece no, sono convinzioni e desideri, no? E quindi a cominciare da Dennett, che parlava dei giocatori a scacchi, del gioco dei sei programmi per giocare a scacchi, quando ancora si poteva sperare di batterli, e dice, beh, quello vuole fare un scacco matto, questo è il suo desiderio, per fare questo ritiene che queste sono le mosse migliori, allora io però contrabbatterò in questo modo, e quindi l'interazione, no? Cioè, questo naturalmente è un'euristica, perché nessuno di noi si sognerebbe di dare attribuire realisticamente queste convinzioni, questi desideri a un sistema di intelligenza artificiale. È un trucco per accorciare le nostre previsioni, le nostre decisioni di interazione.
E qui in questo si cosa si mette tra parentesi? Si mette quello che Dennett stesso, sto parlando degli ingegneri, non ti è piaciuta la storia, no? Naturalmente, e questo è continuato, lo trovate nei manuali di intelligenza artificiale di Russell e Norwood ancora, questo tipo di agenti, no? Che cosa si mette da parte? Quello che Dennett, in parole un po' chiamava, l'atteggiamento del progetto, cioè il programma essenzialmente, cioè vai a guardare le istruzioni del programma, oppure l'atteggiamento fisico, cioè vai a guardare proprio l'hardware, la macchina, che può essere importante in alcuni casi, se per esempio il sistema ti risponde male, può dipendere da un bug del programma, può dipendere da un fallimento del sistema fisico. Ecco, per riscoprire l'impronta di carbonio devi per forza andare a questi due livelli. Non li puoi più mettere completamente tra parentesi. Quindi non puoi più velare le cose. Allora, detto questo, una volta che te ne sei reso conto, abbiamo spiegato anche alcuni motivi, alcuni fattori che possono creare questa difficoltà, oggi i ricercatori oppure diciamo le persone della comunità dell'intelligenza artificiale e del digitale in generale hanno proposto alcune buone pratiche che in genere sono rivolte ai ricercatori ma anche ad altre parti interessate. Naturalmente il problema di fondo qua sarebbe se diciamo i server che vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale fossero alimentati da energia pulita, energia elettrica con da fonti rinnovabili, e vabbè, abbiamo risolto il problema a monte. Ma noi sappiamo che oggi quasi il 60% dell'energia elettrica nel mondo viene prodotta invece da fonti fossili, ci vorranno, speriamo poco, ma insomma nell'ordine dei decenni per invertire questa proporzione, e quindi bisogna fare qualcosa nel frattempo, no? Visto che il tempo stringe. E allora queste sono delle buone pratiche che possono essere messe in atto indipendentemente dalla transizione che riguarda il settore energetico e la produzione di energia elettrica in particolare, no? Il primo, per esempio, è molto dedicato ai ricercatori, il primo punto di questo pacchetto, ai ricercatori, cioè sviluppare metodi, algoritmi, architetture di sistema che sono più efficienti energeticamente, un po' si sta facendo nelle reti neurali, eccetera, eccetera. Però, diciamo, quanto si sta facendo, e questo è un problema, torneremo sulle euristiche cognitive qua, proprio su questo punto. E naturalmente questo riguarda sia l'addestramento che il funzionamento a regime, perché quei dati che riguardavano l'addestramento, poi è stato valutato che quel tipo di impronta di carbonio riguarda soltanto il 10% dell'uso di un sistema o di un grande modello, il 90% invece è per l'uso a regime dopo l'addestramento. E quindi è importante per entrambi gli aspetti. Poi naturalmente c'è qualcosa, possiamo anche non solo i ricercatori di intelligenza artificiale, anche chi si occupa, ingegneri si occupano di hardware, possono contribuire perché possono mettere a disposizione o sviluppare nuovi hardware che sono ottimizzati per l'intelligenza artificiale, per esempio appunto le GPU, le TPU, oppure però qua non sappiamo ancora la promessa dei calcolatori neuromorfi che sarebbero molto vicini appunto alle reti neurali ispirati e anche molto frugali dal punto di vista del consumo energetico. E poi naturalmente c'è anche questa questione che poi bisogna usare centri di elaborazione dati, data center, che diciamo da questo punto di vista sono virtuosi. Quindi mano a mano che scendiamo ci allontaniamo da una specificità del ricercatore e si coinvolgono altre. Bene, su questo nel 2022 ci sia stata una grande discussione, ma ecco, le euristiche cognitive ci dicono che ci sono impedimenti a queste che sono delle buone pratiche, no? Che noi dovremmo tutti quanti adottassero, no? Beh, e sì, secondo me sì, e quindi diciamo che in qualche modo bisogna fare i conti su quel passaggio fra il punto 2 e il punto 3, no?
Questa la puoi anche vedere, dopo vi dirò anche in qualche modo come, con una politica etica, no? Perché teniamo tutti attenti, diciamo in termini generici lo capiamo tutti, poi possiamo metterci un po' più nel dettaglio. Vabbè. Bene, e poi l'attuazione efficace di tutto questo? Ok. Le euristiche cognitive ci dicono che ci sono delle difficoltà. Per esempio, c'è un'euristica detta dell'azione isolata, c'è una grande letteratura che si sta sviluppando, ormai c'è una libreria di decine di queste euristiche, ed è molto interessante anche cercare di capire quanto ci possiamo fidare della robustezza dei loro effetti, quanto sono state testate sperimentalmente nei laboratori di psicologia o nel mondo selvaggio, in the wild, e così via. E quindi sono questioni anche a monte di carattere epistemologico molto interessanti. Però, per esempio, questa è un'euristica che viene chiamata in ballo in generale per i problemi di sostenibilità. Nel momento in cui uno dice tutti quanti ne parlano, poche persone fanno. Quando c'è un pacchetto di azioni multiple da compiere per ridurre un rischio, quello che accade spesso è che la persona ne compie una, è tutta contenta, soddisfatta e si ferma là, anche se compiere l'azione B, C e D insieme a quella A aumenterebbe la protezione dal rischio e non lo fa più, no? E quindi c'è questo pericolo nel momento in cui metti insieme un pacchetto di misure, no? L'altra è naturalmente quella che conosciamo tutti, cioè quei famosi esperimenti che comincia a esserci un focherello in un ambiente, in una stanza, se nessuno si muove, tutti gli altri tranne te sanno che è un esperimento, e la persona tende a non scappare, a rimanere lì, no? Perché? Perché è un'euristica da gregge. Noi, in fondo, è una cosa che probabilmente evolutivamente è interessante, ci aiuta a risolvere una quantità di problemi, soprattutto nel mondo primitivo nel quale ci siamo evoluti, forse oggi è una sopravvivenza, però l'euristica è il greggio della conformità, ci conformiamo al comportamento degli altri. Oggi quasi tutti praticano l'intelligenza artificiale rossa, per quale motivo dovremmo abbandonarla proprio noi, no? E questo è il nome. Ecco, vedete, questi sono degli impedimenti, cioè di carattere diverso dal ethics washing e di altre cose di cui magari menzioneremo brevemente più avanti alcuni casi. Bene, finora però non ho parlato di etica, ok? Ho parlato di buone pratiche, motivate così, eccetera. Adesso vediamo come dal punto di vista etica quella politica, quel pacchetto di misure, la possiamo vedere come una vera e propria politica etica, cioè che può essere giustificata con argomenti di carattere etico. E questi argomenti di carattere etico aggiungono motivi e impedimenti relativi alle euristiche cognitive. Vi ho anticipato brevemente quello che volevo dirvi da questo punto di vista. Ecco qua. Quindi queste buone pratiche, le stesse, le possiamo vedere come delle politiche etiche, un pacchetto, quindi una politica etica. Come la giustifichiamo? La giustifichiamo come degli obblighi di carattere morale. Allora ci sono molte fonti. Io ve ne ricordo alcune. Naturalmente nell'etica normativa ci sono molti, molti approcci. Uno è per esempio l'etica dei doveri, no? In qualche modo. Allora, per esempio, diciamo nella scia di Kant e di quello che lui identificava nella critica della ragion pratica come elemento distintivo della dignità umana, che è il fatto di poter essere degli agenti morali, bene, io Hans Jonas con il suo principio di responsabilità e poi la dice, cioè guardate, siccome siamo così unici e nell'universo finora noi conosciamo magari dei pazienti morali, come dei, non so, delle specie animali, possiamo sicuramente attribuire qualcosa del genere, ma non come agenti morali che portano la responsabilità e quindi il biasimo oppure la lode morale. Siamo solo noi per il momento. Bene, questa proprietà unica dobbiamo preservarla sul pianeta Terra. E quindi una crisi climatica che è devastante per
potrebbe essere devastante per le civiltà umane, avrebbe un impatto. Quindi questo ci dovrebbe convincere che eticamente siamo obbligati a fare cose di questo genere, no? Questo più in generale, ma naturalmente nell'intelligenza artificiale, perché no, di fronte a questi dati. Il contrattualismo, John Rawls, se vi ricordate, no? La sua teoria della giustizia, lui dice, guarda che siccome io sto, il contratto lo stiamo stipulando sotto il velo dell'ignoranza rispetto a io che stipulo il contratto, riguarda anche il fatto che io non so a quale generazione appartengo, non conosco le mie caratteristiche personali, il colore della mia pelle, oppure non voglio tenere in conto i miei orientamenti politici, oppure soprattutto quelli di tipo religioso o di altro genere, bene, vuol dire che questo contratto, fra le sue norme, prevede un principio del giusto risparmio, perché io non so se appartengo a questa generazione o sarò sulla Terra fra mille anni, e quindi bisogna preservare le risorse necessarie per le generazioni future. L'etica delle conseguenze non ne parliamo, basta che allarghiamo la finestra delle conseguenze da considerare e l'idea di su queste conseguenze di massimizzare o raggiungere un certo livello di benessere, e beh, anche qua è chiaro che io posso pensare al benessere di intraspecifico oppure di altre specie interspecifico per periodi anche molto lunghi. Che cosa succede? Guardiamolo da queste, queste sono argomentazioni tipiche, no? Dell'etica, per dirti tu sei vincolato a fare delle cose non soltanto per te, per i tuoi sodali, per la tua comunità stretta, ma un po' più in generale. Vediamo questi argomenti da cosa sono caratterizzati dal punto di vista psicologico. Sono sicuramente argomenti di tipo analitico, che fanno riferimento a dei principi di fondo e cercano di argomentarli, no, in base a un'analisi concettuale. Ma soprattutto, guardate, c'è un'assenza di reciprocità. Non è che io faccio questo aspettandomi che tu fai la stessa cosa per me, perché questo tu è un tu che può venire fra mille anni. No? C'è una lontananza quindi anche temporale, ma non solo, anche spaziale, perché può avere a che fare non con noi che siamo in questa stanza, ma con la persona che vive nell'atollo che si sta, che l'innalzamento del livello del mare rischia di far sparire. No? E c'è una carenza di connotazioni affettive, perché noi pensiamo molto in astratto a queste persone lontane, non abbiamo dei vincoli affettivi, delle relazioni. Tutto questo ha una sua rilevanza dal punto di vista del problema che mi sono posto all'inizio, cioè di come le euristiche cognitive influenzano le nostre decisioni, i nostri comportamenti, come possono inficiare, per esempio, delle politiche di tipo etico come questa. Direi di sì. Pensiamo, forse molti di voi si ricordano, per anni è stato anche una novità molto importante, il libro di Antonio Damasio, L'errore di Cartesio, no? E la sua idea, contrariamente a una tradizione filosofica in cui si dice che le decisioni devono essere prese a mente fredda, lui dice è molto importante per prendere le decisioni corrette, giuste in tempi utili, che ci sia anche un coinvolgimento di tipo emotivo. Questo è stato uno dei momenti di trasformazione da quella razionalità fredda, astratta, perfetta dell'homo economicus a queste cose più recenti. E l'euristica è il marcatore somatico che ti dice sostanzialmente che per fare, come si dice, il pruning, come si dice in italiano, per potare i rami di un albero di ricerca, tu hai bisogno anche di che cosa? Di reazioni emotive forti rispetto a stati futuri ai quali vuoi arrivare o non vuoi arrivare. E quindi alcuni stati li elimini, alcuni rami della tua ricerca di una soluzione a un problema li elimini sulla base di questa euristica emotiva. Bene, ma guardate che abbiamo detto prima, assenza di reazioni emotive, lontananza temporale, lontananza spaziale,
assenza di reciprocità, è tutto molto freddo. Quindi in qualche modo non c'è nessuna esperienza diretta e viscerale delle conseguenze climatiche di quella che può essere via rossa, no? Per noi, per le generazioni future. No? E quindi questi marcatori somatici, che sono le reazioni viscerali di esperienze vissute che noi abbiamo avuto e che richiamiamo nel nostro problem solving proprio per semplificare le scelte, non vengono attivati. Qua in questo caso non è il bias da euristica cognitiva, è il bias da assenza dei caratteri centrali di questa euristica cognitiva che ci colpisce. Perché? Perché l'euristica del marcatore somatico che noi utilizziamo, e adesso poi possiamo discutere quanto ne vogliamo di tutti questi dei dettagli, non veicola segnali d'allarme nel momento in cui io procedo per la strada consueta di via rossa. E naturalmente qua siamo al Politecnico, ci possiamo chiedere per esempio lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, e se ne faranno tanti, ce ne saranno tantissime tesi di laurea che fanno questo, quanto diciamo proseguono sulla strada dell'IA rossa oppure quanto hanno una consapevolezza di cose diverse. Vedete, anche la distanza spaziale, temporale e sociale ha un ruolo. Per esempio, noi non è che per esempio abbiamo una i benefici futuri, la cosa importante per le nostre euristiche è il beneficio, è il benessere attuale, lo status quo, la nostra situazione. I benefici o i costi del futuro, no? Vengono molto scontati, non in modo lineare, ma addirittura vengono modellati spesso come delle funzioni iperboliche. Quindi se è distante nel tempo, il beneficio lo riduci veramente tantissimo, mentre dai una valutazione molto più realistica del costo attuale, quindi della transizione da una qualcosa che tu stai facendo adesso, che è l'IA rossa, a qualcosa che invece è l'IA verde, che ti darà un beneficio forse o contribuirà in un modo importante, ma che tu non vedrai, a questi cambiamenti. No? E c'è anche quella che viene chiamata la versione alla perdita. No? Noi valutiamo molto di più qualcosa che abbiamo, ok, gli diamo il peso, un costo, un valore molto maggiore rispetto alla stessa cosa che però non possediamo e che vogliamo acquistare, no? Quindi la perdita di qualcosa, della stessa cosa, per noi è molto più grave, ci costa molto di più che il volerla acquisire. Bene? Ecco, quindi come vedete, noi abbiamo una rappresentazione molto astratta, priva di connotazioni affettive, gli eventi che diventano temporalmente, spazialmente distanti e sono anche ipotetici. Quindi, da questo punto di vista, le euristiche possono influire negativamente sulla efficacia di quelle tre semplici indicazioni di carattere diciamo generale che avevamo. Allora che fare? No? Ecco, vedete, torniamo poi a quel punto che dicevo prima, cioè analisi di questioni etiche dell'intelligenza artificiale, sviluppo, disegno di quelle che ho chiamato politiche etiche, buone pratiche che però sono giustificabili eticamente, attuazione però efficace. Bene, ma ci sono tanti ostacoli, tipo sociale, politico, tutto quello che volete, economico, però ci sono anche queste che hanno a che fare con la psicologia delle decisioni, se la vediamo da un punto di vista che non è più quella, appunto, per esempio, del soggetto etico di Kant, lontano da qualsiasi coinvolgimento emotivo. E allora che fare? Perché possono rimanere lettera morta tutte queste cose. Beh, sicuramente dovremmo ridurre la distanza psicologica, indurre affetti negativi per l'IA rossa e positivi per l'IA verde, dare delle ricompense immediate che non vengono scontate iperbolicamente, diciamo, dal soggetto che ne godrà eventualmente tra molto tempo.
e anche i bias da singola azione, quindi anche queste ricompense in funzione della varietà dell'efficacia delle azioni intraprese. Ma allora chi? Il soggetto singolo? Quindi l'etica si deve rivolgere in questo caso, come abbiamo fatto sostanzialmente i ricercatori di IA che ho citato prima, ai singoli? Beh, forse no. Forse no. Qua è molto, molto importante il coinvolgimento delle associazioni professionali. Però in un modo un po' diverso dalla formulazione dei codici etici, quali sono onoratissimi di aver risultato in anni che ha partecipato alla stesura e alla revisione del codice etico, l'ultima versione dell'IEEE. Quindi, insomma, cosa importante, in cui appunto si assevera l'impegno aderire alle pratiche per la progettazione etica e lo sviluppo sostenibile, quindi anche quello, diciamo, che ha a che fare con l'impronta di carbonio e la crisi climatica, no? Queste associazioni possono incidere con incentivi e quelle che oggi vengono chiamate nudge, spinte gentili, eccetera, eccetera, a fare che ci sia una efficace attuazione di queste. Allora come? Vediamo un po' come. Per esempio, io ho pensato questo, per esempio bisognerebbe introdurre una nuova idea di che cosa è un buon risultato, perché noi diciamo nella psicologia del gregge, nell'euristica del gregge che facciamo, seguiamo tutti quanti, quando entriamo in decisioni, ricercatori che entrano, cercano di pubblicare sulla base dei criteri accettati, e poi sono i criteri accettati, sistemi sempre più accurati, che risolvono i problemi sempre meglio. E naturalmente oggi, per esempio, tutto questo viene perseguito sostanzialmente facendo dei sistemi sempre più grandi. Pensando ai grandi modelli di intelligenza artificiale, la dimensione che viene utilizzata per dire quanto grandi sono, che si correla in qualche modo anche al consumo di elettricità, è quella là del... delle connessioni fra le unità neurali che costituiscono la rete neurale profonda. E noi siamo andati dai milioni ai miliardi oggi, fra GPT-2, GPT-3 e adesso GPT-4, di cui non si sa ancora precisamente molto. Quindi bisogna cambiare. Che cos'è un buon risultato? Deve essere un'altra roba. Una volta che hai fatto questo, dai un incentivo nel breve periodo alle persone, no? Per lavorare. Lo stesso, se tu fai questo, per esempio, faciliti le pubblicazioni, dai più fondi di ricerca su queste cose, bene, chiaramente dai affetti positivi e ricompense immediate ai ricercatori. Poi c'è una grande tradizione di intelligenza artificiale che parla del gioco degli scacchi, a RoboCup, a DARPA Grand Challenge, e per esempio poi, quindi anche qui, cioè, contrastare quelli che sono questi atteggiamenti verso il futuro, gli sconti iperbolici, eccetera, eccetera. Naturalmente ti puoi porre il problema a questo livello meta se qua fai nascere delle ulteriori tensioni etiche, no? Il nudge, noi sappiamo gli incentivi che forse sono un po' diversi da questi. Il nudge che fa, per esempio, ti fa i robotini con le faccine oppure i sistemi di intelligenza artificiale che fanno dei dialoghi molto garbati con te, perché così tu come utente ne trarrai dei benefici. Per esempio, il distributore di medicine quotidiane alla persona anziana, no? Essere accettati è importante, però attualmente lo scambio, il trade-off è con che cosa? Col fatto che lo stai in qualche modo ingannando, perché stai facendo finta che il sistema abbia, tu progettista, che il sistema abbia dei sentimenti, eccetera, eccetera. E là si devono valutare i pro e i contro di tutto ciò. Anche qua, per esempio, da un lato c'è il benessere ambientale, contrasto alla crisi climatica, dall'altro lato forse la libertà di ricerca, perché la stai indirizzando troppo in certe direzioni, però indubbiamente è un problema, ecco, sono dei problemi che credo questo tipo di riflessioni fa sorgere e sviluppare. Ora, ecco, io ho chiuso dal punto di vista dell'esempio, dal caso esemplare che vi volevo presentare, no? E tra l'altro è molto collegato a discussioni interessanti in generale su perché
la gente fa poco per affrontare la crisi climatica, no? Nonostante tutti i campanelli di allarme, siamo disperati per questo fatto, no? Va oltre questo e va anche in cose più particolari dell'intelligenza artificiale. Per esempio, si può sviluppare una riflessione a partire dalle euristiche cognitive su quelli che sono i principi etici generali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di cui forse ne abbiamo anche una pancia piena, perché sono usciti centinaia di documenti da parte di agenzie internazionali e associazioni professionali di ogni genere, Unione Europea e compagnia bella, no? Però hanno una loro rilevanza e una loro importanza il fatto che ci siano. Quanto sono efficaci? Un altro tema che si è molto posto, per esempio, io ho discusso in quel libro di cui vi citavo del 2020, ma è da parecchi anni che me ne sono occupato, e ovviamente questi sistemi hanno un'autonomia operativa crescente, riescono a svolgere sempre di più in autonomia totale dall'essere umano una grande quantità di compiti. Alcuni di questi compiti sono eticamente e giuridicamente molto sensibili, per cui in qualche modo si può creare un problema di un gatto di responsabilità, e allora questo gatto non lo vogliamo, ci vuole un controllo umano significativo. E da un punto di vista delle conseguenze bisogna evitare che possano succedere dei disastri, per quanto rari. Va bene? E allora c'è anche il problema del controllo umano. Quindi, secondo me, per questo tipo di riflessione si estende abbastanza rapidamente. E io adesso che ho già parlato 43 minuti, quindi insomma non vi starò a tediare molto molto più a lungo, però vorrei schizzarvi su come questa roba si può dare uno schizzo e come si può estendere. Allora, guardate, questa per esempio, scusate, ovviamente è una tabella che ho copiato da una rivista, quindi l'articolo, e questi hanno fatto un censimento. Guardate un attimo i principi etici che sono citati, no? In ordine, per così dire, di frequenza, di numerosità, trasparenza, giustizia ed equità, non è la beneficialità, ma insomma, responsabilità, privatezza, privacy, eccetera, libertà. Alla fine c'è anche, vedete, la sostenibilità, la fiducia, la dignità, la solidarietà, cioè. Però poi vedete a destra, in corrispondenza, ci sono molti modi in cui queste cose vengono interpretate. Perché trasparenza, abbiamo spiegabilità, esplicabilità, comprensibilità, interpretabilità, comunicazione, disclosure, come si può dire, divulgazione, sì. Oppure, vabbè, insomma, quindi vedete, ci sono molti e sono molto astratti. Tu non sai nel contesto come devi andare a applicare. Naturalmente c'è un problema interpretativo importante, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista etico, e c'è anche un problema, per esempio, di bilanciamento, no? Allora, questi sono principi molto vaghi. Le euristiche mentali in genere ti suggeriscono di fare una cosa subito, rapidamente, qui e ora, perché sono forse anche evolutivamente si sono sviluppate per dare queste risposte a problemi di sopravvivenza o di altro, che richiedevano urgente risposte, soluzioni veloci. Come si fa a trovare un conflitto fra quello che l'euristica ti suggerisce e questi principi così vari? No? Tu puoi aderire, però nel lungo periodo, nel concreto, non riesci proprio, ti fai guidare da qualcosa d'altro. No? E lo stesso, ognuno di questi, e insieme a maggior ragione, corrispondono ai pacchetti molto ampi di politiche etiche. E qua c'è, per esempio, il bias della zona isolata. Ne fai una, ecco io, la trasparenza, per lo discorso, magari molte altre cose. No? E quindi vedete, questo ha una sua rilevanza per altri tipi di problemi, per esempio l'analisi di questi principi e di come poterli rendere efficaci. No? Questo non è un problema ovviamente solo dell'etica dell'intelligenza artificiale, credo si estenda a tutta l'etica normativa applicata e anche a molti aspetti della riflessione di tipo giuridico.
Ecco, per quanto riguarda l'autonomia operativa dell'intelligenza artificiale, noi abbiamo detto che, proprio all'inizio, vi ho sottolinciato il fatto come le heuristiche cognitive sono le scorciatoie cognitivamente, diciamo, vantaggiose, e cognitivamente vantaggiose vuol dire anche che i tempi di soluzione dei problemi si accorciano. Naturalmente non sarà una soluzione ottimale, quella spesso quella che ti presentano, ma si spera, come diceva Herbert Simon, che sia satisfying, per esempio, no? Che sia soddisfacente, che superi una certa soglia di accettabilità. Bene, quindi il controllo umano significativo non è pure, deve avere una consapevolezza, la situational awareness del soggetto umano che esercita questo controllo, e implica che possa valutare analiticamente le opzioni in campo, no? Se interrompere l'esecuzione di un sistema autonomo, oppure accettare, oppure cominciare a dialogare con questo sistema e proporre un altro inventario, insomma ce ne sono tante. Bene, però presuppone sicuramente di avere tempo adeguato a disposizione, perché altrimenti che cosa succede? Che le heuristiche cognitive prevalgono e il ragionamento analitico rimane indietro, perché proprio la mancanza di tempo è una delle cose che fa scattare la soluzione default automatica dell'euristica cognitiva. Ecco, su questo, per esempio, sicuramente, appunto, prima è stato ricordato che mi sono occupato un po' delle applicazioni belliche dell'intelligenza artificiale. L'anno scorso ho scritto un libro sulle armi autonome in italiano, che si chiama Dai droni alle armi autonome, che con la prefazione di Giorgio Parisi, che appunto oltre ad essere il nostro Nobel per la fisica è molto, molto sensibile a questo tema degli usi bellici delle tecnologie, e lì per esempio ho sottolineato molto il fatto appunto che il tempo limitato può essere, queste armi autonome possono imporre un ritmo al conflitto tale che di fatto sfugge al controllo umano, non solo in quanto possono individuare e attaccare eventualmente un bersaglio militare senza avere nel gruppo di controllo un essere umano, e questo naturalmente ci crea molti problemi, perché è un cambiamento qualitativo di questa attività terribile umana e tutta umana che è la guerra, ma anche perché appunto c'è un'accelerazione tale che, come il crash, il flash crash di Wall Street causato dall'interazione dell'intelligenza artificiale in ambito finanziario, beh, si potrebbe trasportare anche in ambito bellico con effetti perlomeno altrettanto gravi. Praticamente ho finito, siamo arrivati a 50 minuti, quindi volevo soltanto dirvi, però siccome proprio poi in questi, per parlare dell'attualità, appunto, abbiamo parlato della questione ambientale, forse l'altra grande questione, diciamo, che ci eravamo dimenticati, che ha a che fare con i pericoli su larga scala per l'umanità, è quella del nucleare. Pericoli su larga scala, voglio dire, quelli là fatti dall'uomo, quindi la crisi climatica di origine antropica e le armi nucleari. Poi ci sono altri pericoli, ma quelli hanno a che fare con il nostro universo e non con le azioni intenzionali di esseri umani. Ecco, per esempio, sulla base di queste riflessioni che abbiamo fatto, mi pare che si possa fare un'analisi critica di tante proposte che sono in campo. Mentre per esempio NC3 qua sta per Nuclear Command Control and Communication, quindi tutta l'infrastruttura di comando e controllo dei sistemi di armi nucleari. Allora, mentre sono tutti d'accordo praticamente che la decisione di premere il famoso bottone per il lancio dei missili deve rimanere nelle mani umane, però per esempio qua è la Commissione per la Sicurezza Nazionale sull'Intelligenza Artificiale degli Stati Uniti nel 2021 dice: beh, però possiamo pensare che l'IA entri anche in questo aspetto, oltre a proporre l'uso dell'intelligenza artificiale praticamente in ogni aspetto dell'ammodernamento del sistema militare
americano, ma naturalmente là sappiamo qualcosa, ma questo sta accadendo anche nelle altre grandi potenze. L'intelligenza artificiale dovrebbe assistere in che cosa? Per esempio nell'early warning, cioè nella individuazione di un lancio di missili che proviene da potenze nucleari avversarie. Okay? E perché questo? Il tempo. Il tempo è l'elemento fondamentale. Perché in questi 20 minuti al massimo che avrebbero i decisori umani, devono raccogliere i dati, capire veramente. Beh, l'intelligenza artificiale, dicono loro, can buy more time for decision makers. Ma è veramente così? Perché l'intelligenza artificiale fa delle cose meravigliose, no? Però sarà molto importante per tantissimi aspetti positivi della nostra vita. Però noi sappiamo anche che ha delle fragilità, delle vulnerabilità, ha degli aspetti di opacità. Sappiamo che la famosa idea della scatola nera, no? Black Box Society. E quindi nel momento in cui c'è un responso, non è un responso che noi possiamo prendere come un oracolo, dobbiamo valutare se siamo in un caso di errore probabilisticamente molto raro, ma poiché le conseguenze di un errore sarebbero gravissime, per esempio un falso positivo di lancio, ovviamente il rischio schizza verso l'alto. E allora dovremmo valutare e analizzare tutte queste cose per avere controllo umano significativo, per avere la situational awareness. Ma allora il tempo veramente sarebbe guadagnato o sarebbe tempo perso? Questo. Quindi mi sembra che questo tipo di riflessione lo possiamo estendere anche ad altri tipi di... Bene, io sono praticamente arrivato alla conclusione. E quindi che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi, vedete, in un certo senso a me pare che questo discorso sul bias delle linguistiche cognitive, che è molto praticato in altri ambiti, è poco praticato finora, mi pare di capire da quello, diciamo, al meglio della mia conoscenza di esplorazione della letteratura, nell'ambito dell'etica dell'intelligenza artificiale e dell'etica digitale in generale, mentre altri impedimenti e ostacoli sono stati più analizzati, per esempio quello sull'ethical washing, oppure l'ignoranza. L'ignoranza può essere un'ignoranza non intenzionale, mancanza di informazioni, però può essere anche indotta, informazioni sottratte, manipolazione, eccetera, eccetera, cose su cui credo qui al centro Nexa si è molto discusso. Naturalmente dal punto di vista dell'etica c'è anche la crasia di aristotelica memoria, cioè il fatto che vorresti fare una certa cosa, sai che dovresti farla, ma poi non la riesci a fare. Ma ci sono anche questi aspetti dei bias e delle epistemiche cognitive che oggi ho cercato di un pochino di cominciare a scavare e anche di sottolineare l'interesse proprio per l'attuazione efficace degli obblighi per cui abbiamo detto imperfetti. Credo che sia un terreno fertile di lavoro, perché appunto ci sono altri ambiti dell'intelligenza artificiale, oltre questo qua della crisi climatica, dell'intelligenza artificiale, rosa, quasi può estendere. E non solo, c'è un repertorio di riviste cognitive molto ricco, alcune più consolidate e attestate, altre ancora a livello molto tentativo, un pochino, e qua bisogna anche capire che cosa portare, diciamo, appunto, come elemento di sfondo su cui analizzare, appunto, le politiche etiche e la loro attuazione. Ecco, siamo a 55 minuti, come avevi detto, e quindi ci fermiamo qua. Grazie. Cambio solo la visualizzazione, così vediamo anche le domande eventuali per remoto. E apriamo. Se c'è già un commento. Non è che hanno una.
Alla Masera scrive: saluto tutti, chiedo scusa per non essere in presenza, potrebbe aver perso qualche passaggio, ma mi sembra che la mancanza dell'elemento tempo, che ha citato fine lezione per favorire l'analisi scientifica, l'euristica e la scorciatoia dei bias cognitivi anche dell'intelligenza artificiale, sia cruciale. E non capisco come questo problema possa essere superato. Ok, molto interessante come domanda. Non so se voi avete anche dei commenti su questo, però allora comincio. È chiaro che è molto difficile, perché in realtà noi siamo sempre verso un'accelerazione. Io da questo punto di vista dividerei fra quella che potrei chiamare etica oppure anche considerazione giuridica da poltrona, e invece etica e considerazione giuridica sull'intelligenza artificiale in tempo reale, no? Da poltrona quali sono, per esempio? Sono per esempio le cose delle discriminazioni, no? Classicissime ormai. Domanda di ammissione all'università valutata da un sistema di intelligenza artificiale viene rifiutato, però là il tempo di fare appello, di rigettare, di chiedere che venga rivista la cosa, e forse ci sarà un comitato che si riunisce a tutto il tempo di farlo. Naturalmente non c'è questo elemento quando è proprio, e non ci può essere, quindi là non c'è soluzione, per esempio con i veicoli a guida autonoma. Là dobbiamo assolutamente prendere delle decisioni di carattere etico o giuridico prima, perché poi il tempo per intervenire assolutamente non c'è, e quindi là possiamo fare tanti tipi di valutazione. Sappiamo che per esempio alcuni comitati etici hanno proposto che quand'anche il sistema percettivo dell'automobile fosse in grado di farlo, non si può discriminare in base all'età, al sesso o altre caratteristiche personali di fronte alla possibilità di colpire una persona a destra o a sinistra, oppure di favorire i passeggeri rispetto ai pedoni o altre cose di questo genere. E questo lo devi decidere prima. Quando parliamo, e quindi è chiaro che qui il fattore tempo non può essere superato, come non può essere superato probabilmente in altri sistemi di controllo che noi vogliamo, magari ridondanti, per esempio dei, non so, incidenti possibili o allarmi di centrali nucleari, in cui noi vogliamo che il sistema agisca velocemente, perché però ci sono altri casi, i casi che ho citato, il mondo bellico, sono aperti alla discussione. Cioè noi veramente vogliamo delle armi autonome che sfuggano al controllo umano significativo, oppure vogliamo imporre dei vincoli? C'è chi addirittura le vorrebbe mettere completamente al bando. Però altri attori in campo, come per esempio la Croce Rossa Internazionale, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha proposto vincoli proprio di questo genere, vincoli di limitare il raggio d'azione, di dare il tempo all'operatore di avere una situational awareness. Non so in italiano se c'è una buona traduzione di questa cosa, però consapevolezza della situazione mi sembra la cosa che non mi viene in inglese, non so perché, mi dispiace. E quindi di regolamentare l'introduzione delle armi autonome, dicendo queste che non rispettano questi vincoli, in cui c'è anche questa caratteristica temporale, via. Okay. Oppure discussioni così iniziali sull'uso dell'intelligenza artificiale nel controllo oppure nella comunicazione di tipo appunto dei sistemi bellici nucleari, sono iniziali. Forse mi potrei negare, anche se è un momento assolutamente nero, perché gli stati in questo momento tendono a ritirarsi dai trattati che sono stati sottoscritti alcune decine di anni fa, però si può intavolare la discussione. Mettiamoci d'accordo che questa roba non si faccia, e che ci sono sicuramente
dei modi di poter controllare se questi accordi vengono rispettati oppure no. Quindi io direi che anche qua la risposta elemento tempo, la risposta è sfumata. Noi possiamo anche decidere, non necessariamente in aspetti bellici, parlavamo prima dell'uso di algoritmi, per esempio, per le transazioni finanziarie, sono state in parte regolamentate, io mi supporco, però sicuramente si può pensare che si può limitare l'uso di questi sistemi autonomi, a un certo punto mettere un freno, bloccarli, e quindi queste transazioni a velocità pazzesche che possono far creare una crisi finanziaria, fermarle e così via. Quindi non è inutile la discussione sull'elemento tempo, che sia difficile, ringrazio molto chi ha posto la domanda, ma credo che, non so se ho risposto, ma insomma queste sono le mie riflessioni. Intanto grazie, perché è stata una presentazione veramente molto molto stimolante, hai dato un sacco di contenuto, e è bello che abbiamo queste discussioni all'interno di Dinexa, grazie molte. E volevo ricollegarmi un po' a quello che hai detto adesso, fare il commento del giurista da poltrona, sì, di dire che in diritto c'è un principio, che è un principio di precauzione, per cui non è assolutamente detto che dobbiamo per forza avere le auto guida autonome, dobbiamo per forza avere sistemi automatici per selezionare i candidati. Se questi sistemi non producono danni, questi sistemi semplicemente vengono banditi, regolati, dicono la fiducia, sono comunque proposte. Quindi il principio guida sarebbe il principio di precauzione anche in questo contesto. Però volevo cogliere l'occasione per dire anche un'altra cosa su una cosa che dicevi tu prima, quando ti riferivi alla questione sul rischio climatico, il cambiamento climatico e questo problema di queste euristiche che propongono rappresentazioni astratte senza connotazioni emotive, per cui ecco, quello che però mi sembra che accade è che vedo però anche un altro lato della medaglia, vedo che ci sono anche, non so se sia corretto chiamarle euristiche, corregimi se sbaglio, euristiche molto cariche emotivamente. Per esempio sul cambiamento climatico, gli attivisti di Extinction Rebellion, loro addirittura ti dicono quella data, l'anno in cui il mondo finirà, ma proprio per caricare emotivamente, perché è uno degli argomenti che si adducono, è che senza questa carica emotiva, come dicevi giustamente tu prima, nessuno si impegnerebbe nel fare qualcosa appunto per fermare il cambiamento climatico. E l'intelligenza artificiale sta accadendo un po' lo stesso, no? Quando abbiamo visto questa la lettera, la famosa moratoria, la proposta di moratoria, no? Si evocano scenari, la fine dell'umanità, la fine della... Però il problema mi sembra, e vorrei avere un tuo parere su questo, mi sembra che questo discorso, non so se sia corretto chiamarlo euristiche, sia però già stato cooptato dai poteri forti economici che governano l'intelligenza artificiale, e cooptati in una maniera molto capziosa, nel senso che spesso questi argomenti, l'intelligenza artificiale porterà alla fine dell'umanità, sono fatti per nascondere il fatto che l'intelligenza artificiale oggi inquina, oggi comporta lo sfruttamento di lavoro sottopagato, oggi ha questi effetti negativi e così. Non so, volevo il tuo parere su questo punto. Ma tutti sono certo. Guarda, penso che è giustissimo, cioè in un certo senso questa delle riflessioni sulle euristiche cognitive appunto ci permette, secondo me, anche di guardarla da altri punti di vista, nel senso che lo sfruttamento delle euristiche cognitive per fornire incentivi, in qualche modo, può essere fatto in tanti modi, e tu giustamente stai guardando l'altra faccia della medaglia della stessa
dello stesso tipo di leva, no? Cioè lo puoi utilizzare per questo o per quello, no? E quindi, per esempio, caricare troppo sui rischi su larga scala per l'umanità può essere anche grave. Io credo che la crisi climatica e il nucleare invece facciamo molto bene, sono stati per troppo tempo messi sotto il tappeto, nascosti, e quindi là facciamo molto bene. La superintelligenza o altre cose del genere, io sono d'accordissimo, ma sono stato sempre d'accordissimo a non intrattenermi su questo. Poco, diciamo, ho fatto più libri, ma appunto sono abbastanza anziano, ho fatto tanti seminari, è quasi immancabile, non in un consesso come questo, la domanda se l'intelligenza è vera o no, che l'intelligenza ci supererà, eccetera. E quello lo considero effettivamente un'arma di distrazione di massa, quindi bisogna un po'... Quindi l'uso della carica emotiva come leva può essere una leva positiva e una leva negativa. Questo, per esempio, io aggiungerei a tutti i sistemi, per esempio, di ricompensa immediata che ti danno sistemi di raccomandazione per le vendite oppure per farti navigare in internet, più semplicemente per diventare, per così dire, recettori di messaggi pubblicitari o di altro genere, tipo politico. Tutti questi sistemi fanno leva su varie heuristiche cognitive che io non so come valutare, se come varianti più specifiche di alcune heuristiche generali di cui abbiamo parlato adesso, oppure che meritano il nome in particolare, cioè per esempio ce ne sono alcune vengono chiamate, insomma, my side bias, cioè nel senso che tu sei sempre molto contento quando pensi che gli altri sono più... diciamo, biasati di te, scusate, cosa che hanno più pregiudizi di te e tu no, e quindi oppure il confirmation bias, il bias della conferma delle tue opinioni, tutto questo viene utilizzato pesantemente a fini di tipo commerciale, tipo purtroppo anche politico, ma voi siete maestri di questo rispetto a me, quindi grazie, anche questa mi sembra un'altra cosa da di riflettere. Quindi vedete, secondo me, ecco, io sottolineo in generale che mi sembra un terreno fertile di riflessione questa qua per l'intelligenza artificiale e quella digitale. Sul principio di precauzione io ho qualche dubbio, perché anche quello è interpretabile talmente in tanti modi, non c'è un'interpretazione univoca e noi dobbiamo deciderci, quindi parlare del principio di precauzione, per esempio sui veicoli autonomi. Io direi che il principio di precauzione ci spinge ad adottarli quanto più presto è possibile e nella maggior parte delle situazioni ragionevoli, perché diciamo il massacro quotidiano sulle strade, un milione che diciamo, è di gran lunga superiore a quello che sta accadendo in questo momento nella striscia di Gaza, oppure è accaduto in Israele qualche settimana fa, quando è stato il giorno 7 di ottobre, noi abbiamo 1.300.000 morti ogni anno e abbiamo molti svariati milioni di persone che hanno dei problemi fisici o cognitivi permanenti che derivano dagli incidenti stradali. Quindi, all'anno, in tutto il mondo, 1.300.000 più o meno, adesso ti sto dicendo, quindi la cosa non è banale, cioè non solo sulle delle guerre attuali si sta facendo veramente. Un'altra cosa importante a tutti i servizi cognitive è che noi non sappiamo contare, cioè nel senso che un caso ci fa un'enorme impressione. 2, 3, 4, oppure devi decidere di sganciare la bomba atomica e far fuori 200.000 persone così,
Ecco, non riesce a comparare queste varie scale e quindi anche qua ci sono dei grossi problemi, appunto il nostro sistema cognitivo non valuta le conseguenze. Vabbè. Vabbè, ci siete venuti. Se volete fate dei commenti così, non è che magari mi ripeto, visto che. Però come volete, posso anche rispondere uno a uno, commentare uno. Sto pensando, ma considerando appunto che non sappiamo contare, considerando fattori come l'automation bias, non è eccessivamente pericoloso utilizzare le IA quando c'è il nucleare di mezzo, visto che alla fine si basa sul fatto di mutua distruzione assicurata. Quindi mettiamo che un operatore riceve conferma dall'IA che c'è l'arrivo appunto di una testata e si basa sul fatto di mutua distruzione, quindi dice non so se mandarne una anch'io, perché così se distruggono il mio paese io distruggo il loro. E considerando che può essere influenzato moltissimo da quello che dice l'intelligenza artificiale, che però perché lo paga, magari non si capisce perché sta arrivando a quel risultato, non sarebbe meglio bandirlo del tutto. Ma lo stesso anche in scala più piccola. Quindi se per esempio mettiamo degli UAV completamente automatici, che però hanno delle armi che possono utilizzare in autonomia, e magari c'è l'operatore da remoto, però l'operatore è a sua volta influenzato da un'IA che non sappiamo come è arrivata a quel risultato, non è troppo pericoloso nel caso di veicoli o di dati totalmente autonomi in guerra, comunque in contesto bellico? Cioè, secondo me sarebbe una deresponsabilizzazione troppo marcata, considerando che le conseguenze morali, ma non solo, sono tanto eccessive in questi casi. Ti ringrazio molto di questo, lo considero più un commento e una posizione espressa. Sì. E penso che il momento non è particolarmente felice per un dialogo internazionale su questi temi. Sì, lo strappo moltissimo. Però sarebbe auspicabilissimo che tutto ciò venisse messo all'ordine del giorno, no? E con tutte le precauzioni che stai dicendo tu. Inoltre ci sarebbe un discorso ampio, non solo sulla digitalizzazione dei conflitti, diciamo dei sistemi di difesa nucleare, ma in particolare sull'intelligenza artificiale in relazione a varie delle cose che hai chiamato tu in causa. Per esempio, prendiamo gli unmanned autonomous vehicles, i vuoti di cui vi parlavo, no? Ecco, questi per esempio stanno contribuendo a erodere una delle basi della deterrenza nucleare, quella della dissuasione nucleare, che ha sostanzialmente tre pilastri, no? Cioè uno sono i missili lanciati dai silos, no? A terra, l'altro i bombardieri, il terzo sono i sottomarini a propulsione nucleare armati di missili nucleari, i quali si possono piazzare, sono praticamente poco visibili e quindi sono quelli su cui si basa di più la risposta nucleare non neutralizzabile da un primo colpo, da un primo attacco. Perché tu il silos a terra lo vedi dai satelliti, i bombardieri li puoi abbattere, sono più lenti, eccetera, eccetera. Il sottomarino che sta, mettiamo, fuori le coste di New York, fuori la costa di New York, in 5 minuti ti fa arrivare la risposta nucleare dell'avversario nucleare. Allora, che succede? Che questi veicoli, questi sottomarini non armati, ma di pattugliamento, autonomi, e senza equipaggio, che fanno? Si mettono fuori dai porti e seguono questi sottomarini nucleari, eliminando che cosa? Proprio lo scopo loro della deterrenza, di essere invisibili e non rintracciabili, undetectable. E infatti si discute molto di questo, che c'è l'intelligenza artificiale, che attualmente tutta la loro navigazione, tutte le loro capacità percettive, insomma, sono rese possibili dai sistemi di intelligenza artificiale.
L'automation bias diventerà sempre più potente. Questo è un altro problema, perché l'automation bias di cui soffriva per esempio il colonnello Petrov, che 40 anni fa, perché era il settembre del 1983, quando gli arrivò da questo sistema OCO di early warning, di cui avevamo parlato prima, il lancio dei 5 missili nucleari dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica, lui ci pensa un momento e poi dice no, non passo questa notizia più oltre. Passarono 10 minuti in cui i radar di terra potevano anche dare delle risposte e non aveva ragione. Lui dopo, razionalizzando, quindi chissà qual era la sua euristica in quei momenti di tempo stretto, disse non l'ho fatto perché non sarebbe stupido cominciare una guerra nucleare solo con 5 missili. Questo è il ragionamento di buonsenso che tiene conto di questioni geopolitiche, di psicologia umana, eccetera, le cose su cui l'intelligenza artificiale ancora, diciamo, non è tanto capace. Naturalmente anche gli esseri umani non sono capaci di... Quindi Petrov lo odiamo perché è stato personaggio dal punto di vista di questa capacità di intuizione, applicazione in tempi strettissimi di questo ragionamento. Però oggi un Petrov sarebbe in grado di resistere al bias dell'automazione nei confronti di un sistema come, diciamo, GPT-3, GPT-4 e successori, lasciamo perdere anche il chat, che accumulano conoscenze su straconoscenze. Ecco, quindi diciamo i problemi, torniamo alla domanda iniziale, no? I problemi sono sì, però il considerare come la razionalità imperfetta dell'essere umano secondo me è fondamentale. Prego. Sì, grazie mille per la presentazione, moltissimi spunti. Io mi chiedevo che cosa intendesse più specificamente con l'espressione politiche etiche, perché ad un certo punto ha parlato dei destinatari, cosa dovremmo fare? Quindi ha menzionato l'individuo, la collettività, il ruolo delle corporazioni, e io mi sono chiesta che ruolo avrebbe il legislatore? Perché spesso, come dire, guardiamo il diritto come sanzionatorio, ovviamente. Però c'è anche quella che Bobbio chiama la funzione promozionale del diritto, e questo ha molto a che vedere con il ruolo degli incentivi. Ora, spostandomi un po' dal tema armi autonome, però guardando l'aspetto ambientale, invece, io penso che ci possa essere, come dire, un ambito di miglioramento, di azione, però volevo avere il suo punto di vista. Sì, sono d'accordo, insomma. Italiana dice rimuoviamo tutti gli ostacoli, eccetera, eccetera, no? E così via. Quindi, oppure i diritti fondamentali non solo li dobbiamo proteggere, dobbiamo promuovere, insomma, quindi non c'è dubbio. Allora, torniamo a politica etica. Perché la chiamo politica etica? Perché purtroppo l'etica spesso è associata tipo alla tavola dei comandamenti, per cui innanzitutto sono vaghi, quindi non si capisce, poi mettono eccezioni, però non si capisce bene che cosa implichino in pratica. Però di fatto si dice qual è la cosa giusta che si deve fare. Quindi, l'errore di questa domanda è l'articolo determinativo. Perché? Perché l'etica normativa è globale. Per esempio, se guardiamo ai veicoli autonomi, prima parlavo di una condizione deontologica, non puoi discriminare, no? Quindi è un divieto assoluto, però nello stesso tempo stavamo parlando di promozione del benessere. E quindi promozione del benessere vuol dire che io devo pensare a ridurre grandemente questo 1 milione di dispari di morti all'anno. E allora quella è una cosa, però è un principio di tipo diverso che può anche qualche volta magari sovrastare criteri di carattere deontologico, perché pensi al benessere di più, no? Non so, fatto se
i bastardi senza gloria avevano fatto bene a voler assassinare Hitler per salvare i milioni in quel contropassato prossimo, oppure invece non bisognava violare il diritto, scusatemi, violare la norma del non uccidere, eccetera, eccetera. Quindi, essendo plurali, da come li bilanci, da come li chiami in causa, tu puoi avere un pacchetto di obblighi morali che tu proponi, o un altro pacchetto di obblighi morali che tu proponi. Quindi il dibattito etico è fondamentale e può portare a esiti anche diversi. In questo senso parlavo di politica etica, perché volevo subito distanziarmi dal fatto della cosa giusta da fare, d'accordo? Quale deve essere lo spazio, tornando appunto a Stefano Rodotà che è lì, bene, qual è il giusto equilibrio fra la normazione e invece, diciamo, la libertà, dove libertà può essere anche quella di seguire una norma morale, va bene, però non normata giuridicamente. Questo qua dobbiamo trovare, perché da un lato ci si lamenta molto che questo mondo è selvaggio e non è normato a sufficienza, ma da un altro lato ci sono anche i rischi della sovranormazione, no? E quindi perciò l'etica c'è un suo spazio che secondo me non dobbiamo togliere, ma credo che chi fa filosofia del diritto e chi diciamo si occupa di questioni giuridiche questo lo abbia molto ben chiaro. Come, dove, adesso non... Forse Antonio Santangelo. Io volevo fare due domande. Allora, la prima è forse un po' provocatoria, nel senso che mi chiedo se nelle slide, come una delle prime che ci hai fatto vedere, quella sull'impronta energetica, no? Sì, in cui si vede che ChatGPT produce molta più anidride carbonica di un aereo, no? C'è dietro un'euristica. Mi chiedo se c'è qualche euristica dietro a chi confeziona questo genere di grafici, perché voglio dire, se adesso lasciamo perdere il ChatGPT, ma immaginiamoci un'intelligenza artificiale che produca l'anidride carbonica che produce il ChatGPT per essere allenata, ma che però poi viene usata per fare dei calcoli razionali logici su come diminuire la produzione di anidride carbonica. Se io vedo un grafico come quello, dico, madonna, cioè euristicamente, dico, non posso usare uno strumento così che per essere allenato produce più anidride carbonica di un aereo. Però poi se invece ragiono sul calcolo costi-benefici, no? Quindi su quanto mi ha prodotto di anidride carbonica allenarlo, e però poi quanti vantaggi ho nell'usarlo, magari faccio dei ragionamenti diversi. Però io, leggendo qualche articolo, qualche libro su, diciamo, il costo di inquinamento dell'intelligenza artificiale, vedo che i ragionamenti sono tutti così come questo grafico. Cioè, c'è chi ti dice produce più anidride carbonica di un transatlantico, chi ti dice di più di una petroliera, chi ti dice di più di un aereo, ma forse è difficile fare il calcolo di quanti vantaggi ti dà. Quello, siccome noi, no? C'è questa euristica per cui noi non riusciamo a calcolare bene, perché non abbiamo nemmeno i parametri, no? Per capire poi, dopo, cosa ci dobbiamo mettere dentro a questo calcolo per vedere costi e benefici, ha senso presentare grafici come quelli? Questa è un po' E invece la seconda domanda è più da semiologo. No, io, quanto semiologo, mi occupo di capire come funzionano i discorsi che hanno senso, no? Per noi, non mi parlo, mi dice una cosa, mi dico, vabbè, ha senso quello che mi stai dicendo. I discorsi basati sulla pura razionalità economica, no? Diciamo di non economicus, quello che ragiona sui costi-benefici delle cose, non sono
discorsi molto minimalitari, no? Tra quelli che fanno nel nostro senso. Per esempio, i noi, per noi sono gente che manco se lo pone il problema del calcolo costi-benefici, anzi un eroe è uno che sa che quello che farà sarà inutile. Quindi, diciamo, penso, l'Italia è fascista, Mussolini viene all'università e dice dovete giurare tutti per il fascismo, e tu dici che faccio? Io ti dico di no, ma se gli dico di no cosa cambia? Cioè, qualcuno gli dice di no, anche se sa che è completamente inutile. Per noi quello lì è un errore, no? Cioè oggi, no? Sì. Con dei parametri. Prima che era degli 11 Martinetti, sì, sicuramente uno è stato Martinetti. Poi c'era un altro anche, vabbè, scusa. No, però, allora, perché faccio questo ragionamento? Perché io ho visto, anche dal cinema più che altro, delle rappresentazioni dell'intelligenza artificiale molto interessanti da questo punto di vista, perché, appunto, per esempio, ho visto un film, si intitola After Earth, di Shyamalan, in cui si fa vedere uno che cade sulla Terra, che è ormai diventato inabitabile, si fa male, quindi si deve chiudere in un'astronave e deve mandare suo figlio in alla scoperta a cercare di comunicare che sono cascati sulla Terra. L'intelligenza artificiale lo guida, però. Quindi lui usa l'intelligenza artificiale per farsi guidare. A un certo punto l'intelligenza artificiale gli dice, fa i calcoli, dice, in base all'aria che hai, in base alla strada che devi fare, in base a tutti i pericoli che sto vedendo, torna indietro, non c'è e dovete morire tutti, no? Fa un calcolo molto razionale. Sto ragazzo però, per una serie di ragioni, fondamentalmente vuole dimostrare il padre, che è un eroe, dice io me ne frego e vado, è la fiction, no? Ovviamente, no? Però siccome lui poco prima aveva rischiato la vita per salvare i cuccioli di un uccello alla pace da un predatore, e l'uccello alla pace aveva capito che lui piccolino così stava facendo una cavolata, si è speso, ma lui per ringraziarlo lo prende, lo porta, muore l'uccello alla pace per salvarlo, perché per una questione di reciprocità quello aveva fatto l'eroe per salvare i suoi cuccioli, lui fa l'eroe per salvarlo, quindi lui arriva dove deve arrivare, manda il messaggio di SOS e di una salvata. No? Quindi il messaggio di questo film è: se usate l'intelligenza artificiale, tutti arrivate tutti, perché l'intelligenza artificiale è programmata proprio per pensare che non è possibile che uno razionalmente faccia un pensiero del genere. L'uomo, invece, anzi, quando fa una cosa così irrazionale, no? Non è ora. E tante volte, grazie a queste azioni, l'umanità va avanti, succedono delle cose. Nel film c'è Deus Ex Machina, il regista, che fa succedere nella realtà il destino, il Dio da sapere, e che fanno andare avanti il mondo. Quindi ha senso, diciamo, ragionare su come, diciamo, razionalmente decidere se adottare o no un'intelligenza artificiale che ragiona in una maniera disumana, non umana o parzialmente umana, perché l'essere umano ragiona in maniera disumana, possono andare bene in determinate situazioni. Due domande un po' diverse, ma con un filo conduttore. Vabbè, insomma. Allora, innanzitutto la prospettiva che ho preso, che è quella là sostanzialmente di questo grafico, è uno degli aspetti di interesse dell'intelligenza artificiale per la crisi climatica. Perché, per esempio, c'è già ormai da vari anni un articolo di un gruppo importante che ha scritto, in cui ci sta anche Benjo, ci sono, diciamo, i padrini della nuova intelligenza artificiale, che hanno scritto di tutte le possibili applicazioni come degli ottimizzatori dei consumi sostanzialmente dell'intelligenza artificiale e quindi anche con un impatto positivo sulla mitigazione della climatica. Quindi su questo assolutamente non ci piove, come al solito c'è il nostro discorso
su questa tecnologia, ma su tante altre tecnologie, sono sempre armi a doppio taglio, bisogna scegliere il taglio giusto, cercare di invece neutralizzare quello sbagliato. Quindi questo, ecco, sul lato sbagliato c'è da ricordare il fatto che Google, ma anche Amazon, altri vendono servizi di intelligenza artificiale alle aziende petrolifere. Quindi loro, da un lato, e qui veniamo al tema dei costi e benefici, diciamo intesi in senso complessivo, da un lato dicono noi stiamo decarbonizzando la nostra industria, perché i nostri CED adesso li alimentiamo sempre di più da fonti rinnovabili e di energia elettrica. Dall'altro lato però stanno dando che cosa? Strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare la ricerca di nuovi giacimenti sulla base dei dati dei terremoti, tipo sismico, di altro genere, eccetera, eccetera. No? Poi, naturalmente le correlazioni tra le caratteristiche vengono trovate molto più rapidamente e con una messa molto più grande dai sistemi di intelligenza artificiale piuttosto che dagli esperti umani. Quindi c'è una scoperta scientifica benissimo, l'intelligenza artificiale è una scoperta geniale, l'intelligenza artificiale è una scoperta di cui giacimenti petroliferi, quindi rendere questa fonte fossile più a buon mercato e quindi più consumabile e incentivare nel consumo. Allora, il discorso di costi e benefici naturalmente è un tallone d'Achille di tante cose. Noi sappiamo che ci sono, diciamo, tanti cerchi concentrici, proprio quelli della produzione del sistema, il suo uso, qua ci siamo, ma poi per esempio lo stimolo di nuovi consumi e quindi un uso sempre più grande, più ampio di questi sistemi. Sono effetti di terzo livello, il paradosso di Jevons interviene anche su questo, no? Insomma, qua io l'avevo utilizzata perché volevo fare il paragone, per esempio, fra il viaggio aereo e il GPT, perché su quello abbiamo, comparativamente, ci abbiamo dato molta più attenzione, no? E in più anche c'è il fatto che questa roba va moltiplicata per centinaia di migliaia di sistemi. C'è una corsa a questi sistemi tipo ChatGPT o sistemi analoghi, questi grandi modelli da parte di tutte le grandi economie del mondo, privati, pubblici, eccetera. Quindi credo che questo sarà. Naturalmente la prima cosa, e qui la stai sottolineando molto bene, è che ci sia una metrica sempre più precisa, altrimenti stiamo parlando. Però che non ci sia questa metrica non è una ragione sufficiente per non occuparsi del problema. I campanelli di allarme ci sono e sono, secondo me, importanti da questo punto di vista. Ok, l'altra cosa, va bene, sì, ok. È chiaro che in un mondo in cui diciamo, vogliamo stabilire che ci sono i veicoli autonomi, per esempio, che fanno delle scelte anche moralmente cariche, con delle collisioni inevitabili, non c'è posto per quella che nella filosofia morale si chiama supererogazione. Io ricordo quando ero bambino, mia mamma mi accompagnava dalla chiesa di Santa Chiara a Napoli e faceva subito vedere la tomba di Salvatore d'Acquisto. E io dicevo, mamma mia, io non sarò mai in grado, tuttora penso, sarei stato mai in grado di fare questa cosa con un giovane di 20 anni che si sacrifica per salvare la vita di 20 ostaggi, no? Io me lo ricordo come uno shock all'inizio sul fatto che esistono persone di tipo diverso, esistono gli eroi, che io non lo ero, anche se leggevo libri di Salgari e così via. Quindi in una società sempre più tecnologizzata e anche sempre più normata giuridicamente, lo spazio per la supererogazione è sempre meno. Per esempio, non ci sarà un veicolo autonomo che può non investire un bambino, si butta nel fosso lato della strada, insomma, non lo so.
potrebbe essere programmato, potrebbe no, a seconda di tante valutazioni. Va bene, e quindi io su questo sì, la razionalità è una domanda molto molto grande, però mi permette che sulla razionalità, le differenze tra razionalità umana e razionalità di intelligenza artificiale, di questo intelligenza artificiale qua sì, è vero, so ce ne sono, quali sono, come coglierle più precisamente mi sembra molto difficile. Sì, sì, quindi è proprio una scelta, cioè dire io uso la razionalità economica come unica forma di razionalità su cui poi baso tutte le mie scelte, è un'idea sì, molto contemporanea. Però tu puoi anche, forse la tratti troppo male, perché tu nelle funzioni di utilità ci puoi mettere anche l'altruismo. Infatti puoi modellare con le funzioni di utilità pure il comportamento all'interno della specie, che ha un carattere altruistico e perché permette il benessere di tutti, meglio, eccetera, eccetera. Quindi direi, anche l'intelligenza artificiale potrebbe tenere conto di questi. C'era Cristina, poi mi noto anch'io con una domanda. Grazie. Ma io in realtà prima la domanda vorrei chiedere un approfondimento. Beh, magari tanto mi presento così capisce la ragione della richiesta dell'approfondimento, perché anche mi occupo di semiotica e nell'intersezione, diciamo, tra tecnologie, genere, arti, e con quindi i miei strumenti disciplinari mi sono occupata anch'io di riflettere su, diciamo, l'ingerenza dei modelli interpretativi nella comunicazione, per esempio del cambiamento climatico, soprattutto dal punto di vista delle retoriche, no? Discorsive. E ho trovato negli spunti che lei ha condiviso oggi questa riflessione, sulla quale appunto le chiederei un approfondimento, riguardo l'impercettibile materialità dei processi di lavorazione simbolica, che dal mio punto di vista è ovviamente per la formazione un punto centrale, però vorrei chiederle appunto se può approfondire questo spunto. Sì, cioè diciamo gli aspetti della materialità noi senz'altro li sottovalutiamo, no? Questo mi sembra proprio assolutamente. E allora approfondire questo appunto da un lato, perché effettivamente diciamo, mentre non so, l'automobile fa rumore, ci dà qua i centri di lavorazione dei dati che pure dissipano tanto calore, sono lontani, sono rimossi dalla nostra vista, ecco appunto e qua è il riferimento preciso, abbastanza preciso, a una euristica che Kahneman ha molto sottolineato come euristica importante degli esseri umani. Riferimento per me era abbastanza precisamente a questo. Quando appunto interagisco con addirittura da uno schermo, poi, no? E ho delle risposte razionali, bene. Allora io questo che faccio? Concedo la razionalità per interagire in modo appropriato. ChatGPT è la cosa tipica, oppure al massimo io provo a cercare di farlo cadere in fallo, e quindi accorgermi che poi questa intelligenza non c'è, ma di fatto gli sto attribuendo della razionalità, delle convinzioni su quali sono gli stati del mondo, possiamo discutere, un principio di carità, no? Dietro questo poi ci sia un computer, ci siano delle ventole, ci siano dei chip che si riscaldano, delle altre cose, noi completamente lo utilizziamo. Allora, io non avevo niente di più profondo da dire su questo, quindi questi erano i miei punti e mi bastavano. Ora, che cosa vuol dire un approfondimento sulla non materialità? Non saprei dire, cioè non materialità, vuol dire la materialità c'è, ma la mettiamo tra parentesi, non le diamo importanza, non le diamo, cioè nessuno credo si sognerebbe di dire che sono processi immateriali. Che c'è un'anima, per esempio, credo proprio nessuno, però di fatto vengono messe, diciamo, questo aspetto qua viene messo completamente tra parentesi, c'è un'astrazione da. Quindi forse il tema è astrazione, cioè, e che mi serve per poter interagire
perché non sia mai io adesso dovessi invece considerare riga per riga il programma e come viene eseguito, le risorse di calcolo che vengono consumate, allora non arriverei mai a quello che l'interazione di tipo significativo. Io però non so dire altro, non so che cosa avviene. No, e quindi forse è un commento, una osservazione. No, no, volevo sapere se c'era di più, perché appunto in realtà poi per me è spessissimo un problema, cioè io cerco, come dire, per il mio, come dire, equipaggiamento disciplinare anche, di pensare, per esempio, caso cambiamento climatico, strategie di mitigazione basate proprio sull'idea di reificare, quindi rendere più accessibile tutte quelle trasparenze retoriche attraverso cui ci si presenta l'intelligenza artificiale, quindi l'elevata velocità del calcolo, e queste astrazioni anche, io magari definivo più che astrazioni, però beh, sono forse anche tutti, come dire, problemi di... Esatto. Cioè, dico astrazione da, no? È come quando, ma anche a livello informatica, cioè tu se parli di architettura del computer, in realtà non pensi mai alla macchina reale, pensi alla macchina virtuale che segue alcune operazioni. E già stare là, e poi stare ancora di più, e sempre di più, quando vai all'intelligenza artificiale stai parlando con una gestione nazionale. È un processo di vicarizzazione che sembra non smettere più anche. Un processo di vicarizzazione, cioè continuiamo a... ad avere a che fare con dei delegati, proxy, e non arriviamo mai a pensare appunto ai codici, al linguaggio, alle macchine, alle materie. Esatto. Cioè, secondo me dice un... Sì. No, interessante. Mi fa piacere che su stimolanti, se poi posso avere qualche stimolo su questo. Ma c'è una domanda. Sì. C'è un altro livello di fisicità, quello che genera l'implementazione della AI nella società. Per esempio c'è la content moderation, più un commento. Ti farei io una domanda, innanzitutto anche da parte mia, grazie, mi ha dato tantissimi spunti, soprattutto in particolare anche per i corsi che faccio con gli studenti qua politecnico, soprattutto quello che faccio con Juan Carlos sul design responsabile di intelligenza artificiale, con questo aspetto degli ostacoli della psicologia delle decisioni che ci ha illustrato molti spunti, e ti ringrazio. Hai detto a un certo punto nella tua presentazione, nei tuoi commenti, sottolineato una cosa, dicendo che la società è tecnologica oggi. Detto rispondendo a qualcuno. Ecco, questo punto di partenza, questo fatto di realtà, ecco, nelle comunità un po' più radicali degli studi critici in digitale è diventato anche un motto. La società oggi è tecnologica, allora la tecnologia deve essere socializzata, ovvero ci deve essere partecipazione. Non può essere più una tecnologia fatta da pochi, per molti, per moltissimi, ma deve essere più partecipata al design, costruzione, controllo democratico, eccetera, eccetera. Tra le varie soluzioni proposte c'è quello del coinvolgimento degli impattati sin dal design della tecnologia, ovvero se io faccio un software per premiare, non so, per decidere chi entra o no all'università, ad esempio, che fatto, devo farlo con chi poi, con gli impattati, cioè con gli studenti. Anche devo portarli dentro al processo di decisione. Ecco, mi chiedevo se questo aspetto, il coinvolgimento degli impattati, potrebbe avere anche un ruolo di nel combattere questi ostacoli della psicologia delle decisioni di cui ci hai parlato, ad esempio, ridurre la distanza psicologica. Se hai mai approfondito questo particolare aspetto del design partecipativo, chiamiamolo così. No, esatto, il design partecipativo che appunto va bene nell'urbanistica, va bene anche, non è la panacea, ma va bene, come immagino tu ben sai, però
va bene anche nella progettazione di tutte le tecnologie, anche quelle informatiche. Nella, io penso di sì, quando dico, appunto, lei parlava appunto, di vari stakeholder, di vari, cioè quando tu formuli una politica etica, ci puoi mettere pure, anzi devi mettere chi sono le parti interessate veramente, in quali stati devono intervenire, e questo anche per ridurre, come dicevi tu, la distanza psicologica, avere delle ricompense immediate e tutta un'altra serie di cose. Quindi penso che può essere uno spunto bello, nuovo. Grazie. Solo un altro commento, ti ho fatto la domanda perché è una direzione che mi interessa moltissimo e cerco di praticarlo almeno nella didattica. Ecco. Ho dei grossi dubbi che possa essere efficace. Nel senso, quale azienda, sì, prima di fare il design di un prodotto, si porta dietro quelli che sono impattati dal prodotto, farsi cambiare, farsi cambiare il design, se non si è forzati a farlo. Se non si è forzati. O si è incentivati. Quindi un legislatore che ti incentiva non ti punisce perché non lo fai, che sarebbe evidentemente impossibile, ma magari ti incentiva a farlo, in quell'ottica lì, perché no? Connette un incentivo alla tua volontà di partecipare maggiormente. Scusami, ti ho interrotto. No, no, mi sembrava... è un mio dubbio, quindi grazie. Okay, sì. Sono altri commenti, domande? Posso parlare? Certo. Che livello di conoscenza e di consapevolezza ha il mondo della politica italiana rispetto a tutti i Io non pratico molto, diciamo, le commissioni parlamentari. Soltanto il vecchio nutre della politica. Ah, ecco, sì. Che tenta disperatamente di... Ci siamo visti al centro, Enzo Ferrara. Ci siamo visti, credo, l'anno scorso, 2 anni fa. Stesso. Ecco, mi ricordavo di lei. Uditore. Io credo molto poco. C'era Quintarelli, che era appunto un piemontese, che ha fatto molto per portare le cose all'interno della politica. Aveva un Codutà, che era una persona... Però credo che attualmente sia veramente poco da questo punto di vista. Soprattutto della governance. Io una volta mi hanno chiesto e parlai dell'impronta di carbonio, il problema della sostenibilità e di tutto il digitale, che quindi è una questione di fare attenzione, ma mi pare neanche nella commissione che si occupava di questa cosa ci sia stata una risposta positiva a una roba del genere. Dato che, per esempio, la sua domanda parla di normativa, no? Quindi è un problema che si intreccia a tutti. Assolutamente, assolutamente. E anche però è un problema difficile, ma qua io credo che voi giuristi che qua ci sono non dico in maggioranza, ma quasi. Che speranze avete, faccio io la domanda, che speranze avete sull'AI Act? Cioè che sia uno strumento veramente agibile? Perché rimane in certe genericità, certe volte, che a me fanno un po' spavento. Cioè che anche la classificazione high risk... dipende da tante cose, da contesti, da situazioni particolari, lasciano uno spazio enorme all'interpretazione. Anche perché, questa è una cosa che io voglio dire, una questione difficile, perché l'intelligenza artificiale non è come il nucleare, per esempio, no? In cui c'è un'applicazione particolare, si richiede. L'intelligenza artificiale è una tecnologia ipermalleabile. Sono sistemi, nell'accezione attuale soprattutto, che apprendono da grandi quantità di dati a svolgere una serie di compiti, no? Quindi da classificazioni già date nel passato a proiettarle nel futuro, generalizzando da quelle del passato. Ma quali sono queste classificazioni? Quali sono questi compiti? Qualsiasi, dalla diagnosi medica a...
appunto all'individuazione di un obiettivo militare da attaccare senza il controllo militare. È un inseguimento continuo. E quindi, diciamo, è talmente ampio lo spettro, è così maleabile la tecnologia che non puoi prefigurare tutte le sue. E forse tu puoi dire, io... No, una domanda, guardando al futuro, il ruolo di un Politecnico, di una scuola tecnica in queste cose, come dovrebbe evolvere, ecco, secondo te? Io credo che è fondamentale perché anche, diciamo, le trappole delle euristiche, in generale le contromisure sono quello di sviluppare cultura, consapevolezza, perfino addirittura arrivare a protocolli di comportamento, oltre al fatto del tempo di cui parlavamo, intelligenza, capacità cognitive, ci sono, e in molte di queste situazioni, per esempio, diciamo, gli attivisti della mitigazione climatica hanno molto sottolineato vari di questi aspetti, siccome bisogna diffondere tutte queste cose in modo capillare. Non basta, però, quindi l'educazione credo che abbia un ruolo assolutamente centrale. E io ho insegnato questioni di etica dell'intelligenza artificiale da 19 anni, da quando sono a Federico II, anzi da fin quando c'è stato, perché 6 giorni fa sono andato in pensione. E lì io ho visto la mia esperienza, ma credo che un'esperienza condivisa da te, che soprattutto gli studenti magistrali di dottorato, dei politecnici e delle facoltà di ingegneria, dei corsi di laurea in ingegneria, sono estremamente sensibili e affamati, perché non tanto quelli dei primi anni, ma perché quelli che hanno ormai diciamo, preso e messo in pratica tante tecniche e tante metodologie, sono desiderosi di sapere come nella società tutto ciò e che impatto potrà avere, positivo, negativo, di che tipo. E quindi credo che diffondere queste conoscenze, queste consapevolezze e poi trasmetterle attraverso queste generazioni di tecnologi, di ingegneri, di nuovi docenti, è una cosa straordinariamente fondamentale. Però questo lo sapevamo tutti, no? Siamo qua con questo Nexa, cioè per questo, l'avete costruita per questo. C'è spazio ancora per un commento, per una domanda? Ti chiedo una battuta finale, visto che abbiamo citato l'AI-Act e i limiti dell'AI-Act. C'è in corso un'iniziativa da parte di molti accademici europei su una regolamentazione basata sui diritti umani fondamentali, anziché sul rischio. Cosa ne pensi? Pensi che sia veramente più efficace quella strada? Allora, però scusami, torniamo a un discorso che abbiamo fatto con lei prima, no? In qualche modo, cioè c'è sempre il discorso la protezione o la promozione, perché naturalmente ci sono entrambi gli aspetti. E secondo me la promozione sarebbe fondamentale, soprattutto nei paesi europei, in Italia, come parliamo, insomma, no? Perché fin quando c'è violazione, vabbè, ci sono tutta una serie di tecnologie giuridiche che ti permettono spesso di intervenire, no? Ma la promozione è una cosa, ecco, non so, grazie. Questo mi fa venire in mente altre cose deprimenti, quindi l'ultima battuta che mi hai dato mi ha fatto cadere un po' le braccia. Teniamo la parte buona della promozione. Salvataggio in mare, l'intelligenza artificiale, quanto si potrebbe fare per non lasciare più nessuno, per individuare tutto e ci vuole uno sforzo di immaginazione collettivo, nuovi sì. Usi, riuscire dagli schemi commerciali con cui siamo poi immobiliati forse. Bene, grazie.